consesso sicuramente un saluto al Presidente, al Vicepresidente che abbiamo appena eletto, a tutti i consiglieri comunali e a chi svolgerà anche le funzioni di capogruppo, ai miei assessori che presenteremo successivamente, ai dipendenti comunali che sono presenti, che vedo numerosi, la cosa ovviamente ci fa molto piacere, soprattutto ai cittadini, alle cittadine di Correggio che sono qui oggi voluti intervenire, e il fatto che ci siano tante persone è una bella soddisfazione, anche perché i consigli comunali solitamente non sono frequentati, nonostante siano pubblici, aperti, ed è uno dei tanti segnali, secondo me, di mancato interesse verso le istituzioni sui quali ci dovremo impegnare. Devo dire che giurare sulla Costituzione è molto emozionante, anche perché la Costituzione è una parte fondamentale della nostra Repubblica, è un testo importante che fa parte di una storia ed è nato ed è stato scritto da uomini e donne che hanno lavorato, secondo me, per scrivere un testo non solo di diritti fondamentali ma anche di profondi valori. E proprio perché ritengo che la Costituzione sia nata anche in seguito alla resistenza, alle lotte di liberazione, vorrei ringraziare come primo cittadino le tante donne e i tanti uomini che hanno lottato e che ci permettono oggi anche con le loro scelte di essere qui oggi. Li vorrei ricordare tutti, quegli uomini e quelle donne, e lo faccio citandone solamente uno che a Correggio conosciamo bene, che è Germano Nicolini, che è stato il primo sindaco del dopoguerra. I tanti amministratori, perché siamo tutti parte di una storia, di un libro che abbiamo scritto in tanti, uomini e donne, e nell'essere qui e nel fare giuramento sulla lealtà, devo dire che loro non hanno giurato sulla Costituzione, ma loro hanno fatto una cosa ancora più importante perché l'hanno scritta, e questo è un bene prezioso di cui oggi noi fruiamo. E devo dire che oggi deve essere quella lealtà che loro hanno avuto, quella forza e quel grande coraggio, deve essere uno stimolo positivo per ognuno di noi nelle azioni quotidiane, nelle scelte amministrative, nelle decisioni politiche che ci troveremo a prendere. Ci aspettano 5 anni impegnativi, ma sono certa che ognuno di noi, nei diversi ruoli che avremo, opererà in questo consiglio con lealtà, nel massimo rispetto delle persone, delle idee di tutti e delle regole democratiche. Siamo in una sala pubblica, nel Consiglio Comunale, dove si svolge un consesso eletto democraticamente. Siamo nel luogo della democrazia, delle idee, dei progetti, anche di idee diverse, che qui dovranno trovare la massima libertà di pensiero, proprio però nel rispetto di tutti, con la consapevolezza che dal dialogo e dall'ascolto dovremo costruire un esercizio democratico quotidiano per il bene della nostra città. Devo dire che questo rito, che riserva solamente al sindaco l'onore di giurare sulla Costituzione, forse non è sufficiente. Penso che ognuno di noi dovrebbe sentirsi ugualmente coinvolto in questo giuramento. Lo dico perché la stessa Costituzione ha chiarito che tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Costituzione e di osservare, di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le sue leggi. E nello stesso articolo si parla proprio dei cittadini ai quali sono affidate funzioni pubbliche come coloro che hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore. Quindi spero che queste mie parole di questo giuramento sulla Costituzione italiana possano essere veramente replicate per ognuno di voi e portate nel vostro cuore. I cittadini oggi ci hanno affidato un compito molto importante, che onoro sicuramente la sottoscritta, ma anche tutti i presenti, nel prendere per mano la città e nel lavorare ogni giorno con lealtà, con generosità, con umiltà, con grande impegno per il solo bene della nostra città. Sono certa, e sono veramente certa, che tutti ci siamo candidati per questo. Abbiamo deciso di dedicare un pezzo della nostra vita alla collettività, e sono sicura che questa sarà un'esperienza faticosa ma entusiasmante, alle quali dedicherò personalmente, ma dedicheremo tutti tempo, ore e anche le risorse e le capacità di cui siamo dotati. Permettetemi, a nome di tutti voi, di ringraziare tutti i correggesi che hanno scelto democraticamente la nostra presenza qui oggi, che hanno partecipato non solo alle elezioni del 25,
25 maggio, ma anche al ballottaggio dell'8 giugno. L'esercizio del voto è un diritto e un dovere che dobbiamo sostenere e stimolare, quale esercizio alto di democrazia, e devo dire irrinunciabile. Oggi, lo ricordava prima il consigliere Moscardini, la campagna elettorale è finita. Abbiamo assistito a toni duri e anche molto aspri. Ma desidero comunque ringraziare tutti i candidati che hanno partecipato, se siano essi candidati come sindaco o come consigliere comunale, siano essi stati eletti o non eletti, e qualcuno è anche in sala. Certo che l'apporto di tutti, anche di coloro che non sono stati eletti, sarà un apporto costruttivo al lavoro che insieme ci apprestiamo a fare. Permettetemi un ringraziamento particolare al mio partito e agli altri partiti della coalizione di centro-sinistra per Correggio che hanno sostenuto la mia candidatura e ai quali chiedo di continuare insieme a sostenerci, sollecitarci, stimolarci, incalzarci nella nostra azione amministrativa. Ognuno porta di noi in questo consesso la propria storia, la propria esperienza politica, professionale, ma anche umana. E spero veramente che ognuno, nessun cittadino escluso, nessuna donna e nessun uomo venga mai meno al proprio ruolo di cittadino, anche veramente in un'azione di stimolo continua, di dialogo, di discussione e di confronto. Oggi non importa più chi ci ha votato e chi non ci ha votato. Da oggi siamo tutti chiamati ad essere interpreti della democrazia, della buona democrazia e della buona politica. Quale bene prezioso insieme alla libertà che va sempre sostenuta e difesa nelle scelte che faremo quotidianamente, senza dimenticarci dei più deboli e di chi in questo momento soffre o ha perso il lavoro. Mi sento come sindaco e come donna oggi una grande responsabilità e desidero, nel ringraziarvi per aver ascoltato queste brevissime riflessioni, dare ad ognuno di voi la massima disponibilità nel costruire un rapporto costruttivo e dialettico per il bene comune che con determinazione, entusiasmo, passione e profondo senso civico perseguirò e insieme dovremo perseguire ogni giorno. Questo è il mio impegno verso il Consiglio Comunale, verso ognuno di voi, quello di essere sindaco di tutti i correggesi, ai quali chiedo di continuare a voler bene alla propria città, della quale dobbiamo essere credenti.